Buona serata a tutti, cari amici, in questa seconda domenica di maggio, 9 maggio 2021. Da pochi minuti sono passate le ore 19. Bene, innanzitutto, prima di parlare, video dedicato questa volta al campionato di basket maschile Lega 2021, che ormai per quanto riguarda la stagione regolare è volto al 98-99% al termine, a parte un'ultima giornata che, se non vado errando, le squadre giocheranno proprio domani. Allora, prima di dire questo, volevo un po' darvi l'ultimo aggiornamento per quanto riguarda, sapete, la mia patente europea del computer, che si procede, siamo sempre più nel vivo. Questo venerdì della settimana che inizia domani sarà bello decisivo, giorno d'esame, incrociamo le dita, insomma. Io mi sto sempre più preparando e speriamo in bene, va. Lanciamo qualche preghiera anche da lassù. Bene, detto questo, che dire? Anche perché appunto una volta superato poi il penultimo modulo, rimane l'ultimo, che almeno per quanto riguarda il discorso teorico è meno complicato rispetto a questo qui. Va bene, ma partiamo ufficialmente con l'argomento del basket maschile Serie A 2021. Come ho detto, l'ultima giornata che si giocherà domani sera, tutte le gare in programma alle ore 20:45. Tanto alcuni recuperi come che ha visto protagonista per entrambe le volte la Epicasa Basket Brindisi, che purtroppo ai noi del sud ha perso entrambe le volte. Il 5 maggio ha perso in casa contro Sassari 90-97. Nonostante una partita, come dice anche il punteggio finale, abbastanza equilibrata, la partita del 7 maggio Trento-Brindisi, questa non l'ho vista, mentre Brindisi-Sassari quella sì l'ho vista in TV. Trento-Brindisi con risultato finale 83-73, quindi pressoché vediamo un po' la classifica che dice quindi. Sicuro primo posto per l'Olimpia Milano. Ma prima di andare a dare un occhio alla classifica, che poi si definirà per quanto riguarda soprattutto la griglia playoff, perché mi sa in zona retrocessione diretta, credo che mi sa proprio di sì. Che Cantù dovrebbe essere già retrocessa in A2. Quindi domani ho detto 20:45 Brescia Pesaro, Brindisi Varese, Cantù Sassari, Milano Cremona, Reggiana Venezia, Trieste Fortitudo, Bologna Virtus Bologna contro Trento. Quindi insomma, per appunto noi tifosi amanti del sud di Brindisi, una Brindisi chiamata sicuramente a vincere, perché adesso vi vado a dare appunto gli esiti della classifica, che è pressoché quasi definitiva, con vabbè, l'Olimpia Milano già sicura del primo posto con 42 punti, e nelle ultime tre partite, appunto, altrettante vittorie. Brindisi, invece, il contrario, tre sconfitte nelle ultime tre. Difatti, Milano ha 21 vinte e 6 perse, invece, Brindisi 19 vinte e 8 perse. Cosa uguale per esempio anche per la Virtus Bologna, 19 vinte e 8 perse. Seguono
Sassari 18 vinte 9 perse, Venezia 18 vinte 9 perse, Treviso 14 vinte 14 perse, però credo Treviso campionato già concluso, Trieste 13 vinte 14 perse, Trento 12 vinte 15 perse. Fuori, quindi zona pressoché salva, anche se per esempio Cremona, non so in caso di vittoria se ce la fa, magari anche tipo nello scontro diretto contro Trento, doppio scontro di campionato. Cremona 11-16, la Reggiana 10-17, Pesaro 10-17, Fortitudo Bologna 10-17, Brescia 10-17, Varese 10-17, Cantù abbiamo detto già retrocessa 8-19, e poi vabbè, la Virtus Roma purtroppo è noi ritirata dal torneo. Quindi credo situazione, per esempio, che per quanto riguarda i playoff potrebbe cambiare, credo, qualcosina nella griglia, tipo posizioni di Brindisi, Virtus Bologna, Sassari, Venezia. Non so, magari Treviso, Trieste. Quindi questo è un po' per quanto concerne appunto il massimo torneo italiano di Lega A di pallacanestro maschile 2021. Noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti per altri argomenti. Che dire, poi sperando sempre in un esito buono di aver superato l'esame. Certo, se vedete che venerdì comunico qualcosa su Facebook di buono, vuol dire che l'ho superato, ma spero di farlo proprio. Va bene, io vi auguro buon proseguimento di serata. Intanto, chissà, penso io, tifoso milanista, credo, vabbè, di vedermi, diciamo, il primo tempo, sicuro. Secondo, non so, anche perché in previsione anche degli ultimi ripassi, quindi grazie sempre all'aiuto del mio caro amico, insomma, va bene. Che dire, buon posticipo a tutti tra Juventus e Milan. Certo, è sicuro che, come dicevo proprio con questo amico qui che mi sono visto, ci siamo lasciati quasi un'oretta fa, abbiamo fatto un giro. Juventino, invece un milanista, che appunto il pareggio non servirebbe a nessuna delle due. Chissà il Milan che partita e la Juve che partita farà. Bene, noi ci vediamo alle prossime occasioni. Alla prossima, amigos, hasta la vista, sempre qui, Solidi Canali. Ciao a tutti, ciao.